Allora, ci spieghi qual è la vostra situazione? Allora, l'amministrazione voleva togliere 2 euro dalla nostra busta paga, che non eravamo d'accordo, e avevamo messo uno sciopero per il 25. Se non altro, 3 giorni prima esce un comunicato dell'amministratore delegato che ci leva completamente il ticket di 7 euro. Noi da questa scellerata azione abbiamo inoltrato uno sciopero. Selvaggio o non selvaggio, cioè perdere 180-200 euro dalla busta paga era come perdere il posto di lavoro. Siamo fermi da lunedì scorso, nessuno se frega, nessuno viene a patteggiare. Abbiamo cercato diversi patteggiamenti. Quanti ne siete? Ma ci vedo l'ufficio. Siete? Quanti siete? Siamo 450 dipendenti, di cui 100 non aderiscono perché fanno parte di un settore che non perdere il ticket. Quindi non ce l'abbiamo dietro, ma 300 siamo uniti, tutti 300, e non ci sta nessuno che praticamente intende né lavorare e né nessuno forza quello di non andare a lavorare. Quindi tutti quelli che vede che non vanno a lavorare sono di spontanea volontà. Siamo stati dal prefetto, dal presidente della DAP attuale, che ci dicono iniziate ad andare a lavorare e poi ne parliamo. Noi vogliamo lavorare anche subito, però l'amministrazione deve tornare sui suoi passi su quel comunicato, cioè toglierlo completamente e riparlarne forse a settembre, dove ci sono tutti, perché tornano anche quelle delle ferie, ci sono un po' le menti meno calde e possiamo trovare un accordo, però al momento non ci sono le basi per un accordo con questo comunicato in corso. Niente, beh, volevo solo dire che comunque la realtà è che comunque non è una società che comunque non è che ci manchi lavoro, alla fin dei conti. Da un momento all'altro questo comunque ha fatto diciamo questa scenata di toglierci qualcosa che ci appartiene, in effetti. E nulla, chiediamo comunque di essere tutelati alla fine. Siamo da circa una settimana qui a soffrire il sole, e poi comunque parecchi di noi hanno una famiglia dietro, e nulla, e penso che comunque la cosa importante è quella che si risolve al più presto possibile. Nessuno se ne frega, da una settimana i sindacati non si fanno vedere, la nostra volontà è quella di andare al lavoro, poi se vogliono qua siamo qui, noi siamo tutti qui per lavorare, non per fare azioni scellerate e roba varia. Qui nessuno se ne frega, i sindacati, ripeto, non ci sono e siamo abbandonati, sei la prima che facciamo. E poi in realtà oggi non è per qualcosa, la nostra azienda comunque in realtà è l'anello congiungente del porto di Napoli, anzi è la prima in assoluto, dopo comunque la zona turistica, comunque viene prima la zona commerciale. Una persona, un operaio che si vede da un giorno all'altro levato quasi 300 euro, sfido chiunque a non fare quello che abbiamo fatto noi, perché qua tutti abbiamo famiglie e voglio dire anche un'altra cosa. Mai come stavolta siamo tu. Mai come stavolta siamo.